Ciao a tutti, benvenuti in un altro gameplay di Metal Gear Solid 5 da Luca CSS. Ancora ciao, ovviamente io come sempre gioco in maniera orrenda. E mi diverto, diciamo così, un po' a girare questa mappa con la macchina e vi dirò che è un piacere guidarla, insomma è sicuramente molto divertente. Chissà che il camion di prima, ora voglio arrivare al nostro obiettivo. Non so se si va di qua, forse sì. Scendiamo, tira addirittura Snake, è così carino, si tira per la mano, qui c'è uno. E praticamente sono già tutti che fanno una festa, vedete? Però cazzo non c'è. Ok, mi hanno trucidato come un cane e io inesorabilmente sono ancora a terra. Che dirvi? E gli amanti lo troveranno sicuramente per molte cose. Ora stavolta, siccome prima non mi hai detto un cacchio, hai fatto solo della ruggia. Io però questo soggettino qua lo vorrei buttare. Vediamo dove lo posso buttare, che non lo vedano. Ok, sperando che non se ne accorga nessuno, perché adesso dovrebbe passare il tipo con la macchina. Vediamo che giro fa. Perfetto. Allora, qui c'è il visore notturno, vedete? Io prima mi ero dimenticato di farvelo vedere. Allora, lì c'è un altro che ci può localizzare, quindi se ci vede sono tutti cacchi nostri. L'effetto della pioggia su Snake è meraviglioso. Che cacchio c'è? La torre lì, siamo andati vicino a farsi vedere. Allora io sto giocando un po' a raglio perché io sono i giochi stealth. Contact me if you need advice. Head for the old prison. You'll find the targets there. Faccio un po' fatica a digerirli, vi devo dire la verità, però questo è. E credo che è un gioco che vada giocato. Ci sono perfino i topini, ecco, vedete? Se mi becca. Cazzo, si è visto. Ma se io ti sparo un proiettile da dormire in mezzo ai denti, cioè. Questi dormono. Speriamo che. Io provo a nascondere, ma secondo me. Arriveranno anche. Il problema è che arrivano tutti. Vabbè, io provo ad andare di qua, quello dorme, magari non se ne è neanche accorto, ma dubito. Qui c'è un amico. Poi direi che con questo dormi sonni sereni per non so quanti giorni, amico. Perfetto. Quindi siamo già arrivati a questo bel punto qua, giocando diciamo in modo un po' più tranquillo. Boss, we've been in touch with Amanda. We had her listen to Chico's call for help. She agrees with us. She said, I know my brother and I know when he's lying. She also had a message for you.
riesco da qua ad addormentarlo. Non so se magari l'entrata era di là, ho sbagliato. No, forse qua. Vediamo. Allora, uno qui e uno là. Eccolo là, eccolo. Oh, qui ce n'è uno. Facciamo quatti quatti perché questo lo dobbiamo addormentare e portare con noi al festival. Guardate i movimenti del viso, insomma, è fatto veramente da Dio sto gioco, eh. Dai, fai fatica. Se lo portiamo qui, guardate le mantelle. Questi soldati, questo se ne era accorto. Ok, non ci sono più i bauli, però io farei così, in amicizia. Non ci va giù. Vabbè. Diciamo che vabbè. Stai lì sereno e tranquillo. Ok, ora dovrò far vedere che avevo provato a... Beh, non è, ovviamente non è questa. Le luci si possono anche chiudere. E questo è il nostro Chico. Perfetto, ora spero di riuscire a uscire da questo posto
con due. Questa è una strategia che sto facendo così un po' a raglio, quindi non so neanche se debba giocare così oppure no. Io sto scappando. Guardate come sono fatte bene le cassette, impressionanti. Ora che, oggi che non ci sono più, per chi ha avuto modo come me di averne tante, ascoltarne tante, è incredibile. Sono fatte davvero bene. Audio cassette okay, tutte. Quindi ora cosa devo fare? Vediamo un attimo. Qui c'è la riproduzione praticamente della cassetta. On your feet. Okay. Chico was taken out of his cage. Did he leave the tape recording while he was being moved? Pass might be up ahead. Questo è l'elicottero che ho chiamato io, e poi non so dire di che cosa succederà, cosa non succederà, perché non lo so. Perfetto. Cioè mi atterra in testa l'elicottero, vediamo. Mi stava atterrando nelle gengive. La musica è fantastica. Va bene, quindi Chico l'abbiamo messo al sicuro e con questo video ci salutiamo qui. Quindi una parte della missione è stata fatta, il resto non lo so, vediamo un attimo come si sviluppano gli eventi. Ciao a tutti da Luca CSS, questo Metal Gear Solid Ground Zero, Metal Gear Solid 5, il prologo di quello che uscirà, spero, quest'altro anno. Ciao a tutti da Luca CSS, ciao ciao ciao.